una discreta fila. Perché è Pasqua. Pasqua. E a Pasqua si muovono tutti. Questo praticamente è Roma di notte e noi stiamo andando verso la nostra fantastica casa. Ovviamente sta piovendo, giusto per restare in tema con tutti gli altri video. E siamo andati a mangiare in un pub che era un po' scrauso, che si chiama Corner Pub. E, però comunque dai, abbiamo mangiato, tipo con 15 euro mangiate. E abbiamo preso poche cose, ma fritte e molto buone, quindi. Buongiorno, benvenuti nella nostra casetta. Questo è il nostro room tour. Qua il bagno, che è abbastanza grande. Lavandino, specchio. Ciao. Poi c'è praticamente, beh, dei cani che abbaiano, una lavatrice, asciugamani. Questa è enorme, davvero. Una fantastica doccia. Poi andiamo di là e praticamente troviamo, a parte una statua carinissima, molto greca. Andiamo avanti. Ci sono delle fantastiche ancelle. Poi c'è questa stanza che è abbastanza grande. Sono questi cassettoni, comodini con la nostra acqua e un armadio che effettivamente è grandissimo. Tutto in stile anni 90. In questo video merita una piccola spiegazione. Perché siamo a Roma? Giusto per fare 3-4 giorni a Roma. E insomma, oggi vedremo un po' la capitale e anche perché è tanto che mi manco da Roma. E adesso vi porto con noi. C'era pieno di limoni con limone a terra. C'era? Se quella entrata praticamente cioè che dovevamo usare per entrare con la macchina. È fantastico. È leggermente stretta, come dire. Cosa fantastica di questo viaggio è che noi pensavamo di trovare bel tempo a Roma, perché dici vabbè dai, vengo a Roma, no, mi faccio un po' di giorni, mi diverto un sacco e mi faccio questi 3 giorni di vacanza, e invece no, ricorda, la nuvoletta di Fantozzi è sempre con noi. 184, braccati dalla solita nuvola, partirono in una splendida giornata di fine primavera. Thank you.
persone, vedo, c'è davvero poche, davvero poca gente. Adesso vado a recuperare Marta e Francesca, che non so dove sono finite. Questa è una di quelle opere più imponenti e più belle in assoluto per quanto mi riguarda. E c'è un insieme tra barocco e classicismo, e il tema centrale è il mare, come potete vedere. La storia della fontana risale ai tempi dell'imperatore Augusto, quando l'architetto Agrippa, genero di Augusto, fece arrivare l'acqua corrente dal fiume Aniene fino a Campo Marzio. Se il video ti è piaciuto e ti sembra interessante, mi raccomando, metti mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella.